Ciao ragazzi e bentornati sul canale del coach. Aspettate un attimo che mi sposto da questa parte. Guarda un attimo questa trazione, che cosa ti viene in mente guardandola? No, tranquillo, non ho attivato il tasto Reality, ma bensì questo è un chiaro esempio di come avere una buona forza e avere il massimo controllo. Sì ragazzi, perché la forza è controllo totale. Tu dici Mario, sì, ma questa l'ho già sentita. Sì, anch'io l'ho già sentita, ma effettivamente poi tu la applichi veramente? Costruisci dei programmi per migliorare la vera forza? Sai che esistono proprio delle programmazioni solo per aumentare la tua forza? Tutti parlano di massa muscolare, tutti parlano di ipertrofia, tutti parlano effettivamente come aumentare questi volumi del proprio corpo, ma nessuno parla di forza, o meglio, non nessuno, ma pochissimi parlano veramente della forza, come stimolarla, quali sono i programmi magari della forza, cosa bisogna fare per aumentarla veramente questa forza. Allora, per me il concetto della forza è un concetto molto importante, è un concetto che mi piace studiarlo, è un concetto che mi piace applicarlo ed è un concetto che porto avanti da tanto tempo. Infatti nella mia programmazione di allenamento non esiste un punto dove io poi non inserisco la forza. La forza, ne parlavo già in diversi video, è un fattore molto importante durante gli allenamenti, perché da questo puoi aumentare veramente poi i tuoi volumi muscolari, stimolando bene un programma di forza. Da questo puoi avere un buon controllo dei tuoi esercizi, stimolando bene la tua forza. Io ti dico sinceramente di costruirla questa tua forza e di costruirla con una programmazione. Entraci dentro, programmala, prevedila, cerca veramente di stimolarla, vedrai che una volta uscito fuori da questo programma di forza, quando tornerai alla tua ok, se non ti è chiaro qualche altra domanda, mi rendo conto che sono stato molto generico, ma perché voglio invitarti a scrivermi sotto, a farmi qualche domanda in più, magari poi posso entrare anche più nello specifico in questa tipologia di argomento e magari costruire anche dei video su come...